In un momento delicato per la popolazione sul tema ponti, il vice sindaco dell'Aquila, Guido Quintino Liris, ha sentito l'esigenza di chiarire lo stato dell'arte del Ponte Belvedere. A che punto siamo? Il Ponte Belvedere è una delle infrastrutture più importanti dell'Aquila, in particolar modo perché da Via Due degli Abruzzi è uno sfogo su Via 20 Settembre, soprattutto in prospettiva di quelli che saranno i lavori dei sottoservizi che interesseranno anche Via 20 Settembre. Quindi appena entrati in carica, un anno fa, ci siamo messi subito al lavoro, in particolar modo l'assessorato da me guidato si è messo al lavoro per andare a dirimere una controversa questione. C'era all'Aquila una parte della popolazione che voleva l'abbattimento completo, chi voleva la conservazione totale, visto che alcuni studi da parte dell'Università dell'Aquila, del Dipartimento di Ingegneria, erano stati rassicuranti, e chi stava a metà strada tra le due vie, cioè una sostituzione della campata che alleggerisse il ponte e quindi il peso sui pilastri. Noi abbiamo studiato attentamente con dei tecnici queste ipotesi, anche facendo delle valutazioni in ordine al tempo, al risultato finale, alle risorse economiche. La scelta è ricaduta sul fatto di poter cambiare tutta la campata centrale, che è in calcestruzzo precompresso, un tipo di architettura degli anni 70, forse una prima sperimentazione che non stava messa male, questo dobbiamo essere onesti anche nei confronti della popolazione, non rassicuranti ma onesti, cioè gli studi non davano risultati negativi, però una struttura assolutamente pesante, poteva essere sostituita appunto questa struttura con materiali più leggeri quali l'acciaio. Su questo tipo di scelta è ricaduta la nostra ipotesi amministrativa. Quindi la sostituzione della campata centrale, un rinforzo dei pilastri che, ripeto, avevano comunque resistito molto bene al terremoto del 2009 e un gioco di luci, un diverso skyline per quanto riguarda questa parte della città. È importante anche sottolineare che questo tipo di ipotesi è la meno impattante anche per le abitazioni che sono state ricostruite al di sotto del ponte, in quanto ci troviamo nell'assurdità, tra virgolette, amministrativa, per cui sono state ricostruite tutte le abitazioni sotto al ponte, ma il ponte ancora non è stato messo in sicurezza. Quindi anche i tempi per cui coloro che abitano sotto il ponte dovranno essere spostati dalle zone limitrofe, da lì sotto il ponte e dalle zone limitrofe, sono stati calcolati nella migliore performance amministrativa, che è quella appunto di una sostituzione, un rinforzo. Per il momento comunque lo manteniamo chiuso per evitare sovraccarichi da parte degli autoveicoli, mentre rimane aperto ai pedoni, perché evidentemente comunque abbiamo degli studi tecnici da parte dell'università che sono rassicuranti sulla stabilità attuale del ponte. Quali saranno i tempi per la realizzazione del nuovo assetto del ponte? In questo momento, come ho avuto modo di chiarire, i tecnici evidentemente stanno facendo ulteriori studi sui materiali delle fondazioni, pilastre e campate. È evidente che questo è uno studio fatto dal progettista, quindi ulteriore rispetto agli studi precedenti, perché servirà a porre in essere il progetto definitivo e poi esecutivo, che sarà quello che poi verrà posto a gara d'appalto. Quindi finite le prove, che abbiamo dato una decina, quindicina di giorni, perché sono settimane che procedono i tecnici a questi studi, dopo queste prove il progettista avrà 60 giorni per mettere giù il progetto esecutivo e definitivo, quindi puntiamo entro ottobre, massimo novembre, a andare a gara, a porlo a gara, e quindi poi i tempi della gara, i tempi tecnici.